La Guardia di Finanza della Tenenza di Ortona ha denunciato due persone per riciclaggio e truffa aggravata. Le indagini coordinate dal PM della Procura della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, hanno acceso i riflettori su una società con sede nel territorio teatino e operante nel commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata, e intestata a un prestanome, un uomo di 47 anni di Ripa Teatina nullatenente e priva di struttura operativa e disponibilità patrimoniale. Secondo la ricostruzione dei finanzieri, l'impresa si interponeva, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, quantificate in oltre 7 milioni di euro, tra il reale acquirente della merce e il fornitore europeo, creando il tipico sistema delle frodi carosello, accollandosi il debito IVA e consentendo al beneficiario della frode, una società operante nel Salernitano, di poter acquistare, per effetto del mancato pagamento dell'imposta, beni ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Più di 750 mila euro era il debito IVA che lo Stato vantava nei confronti della società Cartiera. Il progetto delittuoso ha trovato fondamento originariamente con la percezione di contributi pubblici per 405 mila euro utilizzati per l'acquisto di carni estere, erogati nell'anno 2020 da istituti di credito mediante la garanzia della Banca del Mezzogiorno, finalizzati al regime di aiuti Covid-19. Il modus operandi illecito era finalizzato alla truffa aggravata, poiché il Dominus ha creato condizioni per ottenere i fondi di Stato non spettanti mediante bilanci di esercizio e dichiarazioni fiscali artatamente predisposti da un commercialista del Chietino, procuratore speciale della società di capitali, alterati fittiziamente mediante la registrazione di ricavi mai conseguiti, rappresentando una solidità aziendale contraria al vero. Per questo motivo la società è finita anche nel mirino della Corte dei Conti regionale per l'ipotesi di danno erariale.